Chi è per lei Jonas Gemaitis? È il fratello di mia mamma, mio zio e anche mio padrino. Sono stata battezzata da lui assieme alla maestra Antanina Bergeniene nella chiesa di Šiluva. Che ricordi ha di lui? Mio zio Žemaitis, durante gli anni in cui prestava il servizio militare nella Lituania libera, veniva spesso a trovarci a Šiluva. Ricordo che era un bell'uomo, alto, amichevole e molto generoso con noi bambini. Nel periodo in cui studiava all'Accademia di Artiglieria Fontainebleau, in Francia, mi regalò una bellissima bambola francese che camminava, muoveva la testa e diceva perfino «mamma». Fu una sorta di miracolo di Šiluva. Dal 1941, l'anno in cui fummo deportati in Siberia, non vidi più mio zio. Poco prima delle deportazioni, mio zio chiese un passeggino in prestito a mia mamma e nel mese di dicembre nacque il figlio Laimutis. Con Laimutis ci conoscemmo solo tornati in patria, nel 1975 circa. Laimutis rimase orfano molto presto. Ci raccontò che non ricordava i volti dei suoi genitori. Nel 1945 Žemaitis scelse la lotta antisovietica nelle foreste lituane, mentre la mamma di Laimutis morì prematuramente nel 1946. Avevamo un bellissimo rapporto con lui. Fu cresciuto da una signora che lo adottò e cercò di proteggerlo. Non portava il cognome Žemaitis, ma Lubinavičius. E solo nella Lituania libera riuscì a riavere il vero cognome, di cui era molto orgoglioso. Laimutis si laureò in ingegneria edile, lavorò e condusse una vita rispettosa, ma fu sempre controllato dai servizi sovietici. Un collega raccontò che ogni volta che si apriva la porta, Laimutis si spaventava e tremava. Era costantemente controllato e interrogato dai servizi sovietici, e questo per lui rimase un trauma. Quando avevo 12 anni, nel 1947, scappai insieme a mia cugina Laima dal luogo di deportazione. Sul treno fecero il controllo dei documenti. L'unico che avevo era la pagella di quarta elementare. In Lituania fui accolta a casa della mia madrina, Antonina Bergeniene. Vissi con lei per tutto il soggiorno in Lituania. Nel 1948 andai a trovare mio zio Antanas a Chialuninkei. Mentre ero a casa sua, venne a trovarmi un amico di famiglia, direttore della scuola di Pagegei. Trascorsi qualche giorno insieme a lui e a sua moglie. Ricordo che mi chiesero di raccontare dei miei genitori, della fuga. Mi chiesero anche se avessi incontrato mio zio, che all'epoca era già uno dei capi partigiani. Per fortuna non lo avevo incontrato, altrimenti sicuramente gli avrei raccontato tutto. Poi fui catturata, imprigionata e rispedita in Siberia. Solo nella Lituania libera, negli archivi del KGB, ho trovato un documento che diceva che a causa della testimonianza di quel conoscente di Pagegei, Ožra Marija Juškaitė non aveva incontrato Žemaitis in Lituania. Erano riportati anche altri dettagli della mia fuga della Siberia che avevo raccontato loro. Questo sicuramente mi salvò dalle torture che il KGB mi avrebbe riservato se avessi avuto informazioni su Žemaitis. Mio zio fu molto accorto e non si mise in contatto con me nel breve periodo che trascorsi in Lituania. Durante la permanenza in prigione a Reženej, vidi con i miei occhi come fossero gli interrogatori sovietici. Sentii i pianti e le urla degli uomini torturati. Io, una ragazzina, impaurita e sola, avrei raccontato tutto. Nel tempo trascorso in Lituania,
Fu aiutata anche dalla mamma di una nota poetessa lituana, Teshetkene. Veniva a prendermi ogni tanto e mi portava fuori città con la sua famiglia per farmi passare momenti tranquilli. Mi aveva regalato una tuta sportiva molto bella. Era della moglie di Gemaitis. Proprio con quella tuta fui arrestata nuovamente e rispedita in Siberia. Insieme a mia cugina abbiamo passato 6 mesi in prigione. Fummo interrogate e per fortuna senza mai essere picchiate o torturate, ma vedevamo come venivano torturati gli altri prigionieri. Della prigione mi ricordo un episodio, quando ci fu rubato del lardo. Venivamo portate regolarmente alle docce per lavarci. Ci toglievamo i vestiti che venivano disinfettati ad alte temperature per eliminare i pidocchi. Quando andavamo alle docce, le guardie controllavano la nostra cella. Era proibito possedere oggetti in metallo. Con l'aima avevamo una graffetta che tenevamo nascosta in un pezzo di lardo. Una volta tornate in cella, ci accorgemmo che mancava un pezzo, proprio quello dove avevamo nascosto la graffetta. Scherzavamo tra di noi dell'accaduto, chiedendoci se la guardia avesse per caso ingoiato anche la graffetta insieme al lardo che ci aveva rubato. Ci vollero 6 mesi passando da varie prigioni prima di arrivare nuovamente in Siberia, in esilio, dove fummo riconsegnate ai nostri genitori. Cosa le ha raccontato sua mamma di Gemaitis? Mia mamma ci raccontò che nella sua famiglia da piccola erano in tre: lei, ovvero Cotrina, la più grande, e i due fratellini Petriukas, nome in onore a mia mamma Petronele, e Jonas, in onore del padre. Mia mamma Cotrina amò tantissimo il suo fratellino Petriukas, che morì quando era ancora bambino, probabilmente a causa di una polmonite. Cotrina per un po' sentì una sorta di avversione verso Jonas, perché occupava il posto di Petriukas. Jonas da piccolo era molto vivace. Una volta mia mamma ci raccontò che mentre erano nel cortile di casa, videro Jonas cavalcare un maiale. Era un bambino molto coraggioso, già allora. Petronele, la mamma di Jonas e Cotrina, era una signora molto elegante. Curava il suo aspetto in ogni dettaglio. Era snella e le piaceva vestirsi alla moda. Quando andò a trovare sua figlia mentre faceva un corso di studio a Kaunas, tutti credettero che fosse la sorellina piccola e non la mamma di Cotrina. Jonas studiava alla scuola militare di Kaunas e dopo 6 mesi tornò per la prima volta a casa dei suoi a Keliuninkei. Tornò con una postura dritta e sicura. I vicini di casa scherzavano, dicendo che avevano attaccato un asse di legno alla schiena per tenerlo così dritto. In 6 mesi era cambiato completamente. Invece, quando veniva a trovare noi, i tre nipotini a Shiluva, portava sempre dei pensierini, caramelle, cioccolatini, giocattoli. Una volta arrivò da noi a notte fonda, senza niente. Ci mettemmo a piangere, io insieme a mio fratello Ramojus. E Jonas, dovete andare in città a comprarci qualcosa. Mio papà preparò il carro con i cavalli e lo zio ci comprò le tanto attese caramelle. Una volta portò una cintura bellissima di pelle a mia mamma e disse davanti a noi: Cotrina, questa è una cintura per te, per farti più bella, ma se i bambini fanno i capricci, puoi usarla anche per loro. Ogni volta che passavo davanti all'armadio dove mia mamma teneva la cintura, pensavo a come farla sparire.
Quando ho saputo che Jonas era il comandante dei partigiani? I nostri genitori non ci raccontavano di Jonas perché avevano timore che potessimo raccontarlo ad altri. Venimmo a sapere molto tardi del ruolo di nostro zio nella guida della lotta partigiana. Ci deportarono nel 1941, all'inizio della guerra, ma qualcuno informò i miei genitori inviando lettere dalla Siberia. La corrispondenza tra noi in Siberia e i parenti in Lituania era sempre controllata dai sovietici. I miei genitori furono convocati dal KGB, volevano informazioni su Jonas in cambio della liberazione dal luogo di deportazione. Crede che Jonas sia ricordato abbastanza oggi? Kas prisimena, Kaune buvo žemaičių mokykla. Nugi, Uno scrittore lituano ha scritto sulla stampa che il ricordo di Žemaitis è cancellato ogni giorno dalla memoria collettiva lituana. C'era una scuola a Kaunas intitolata a lui, ma quando fu unita a un altro istituto, il nome di Žemaitis venne tolto per lasciare il nome ad un altro istituto, intitolato a Brazdžionysis, un poeta lituano che visse all'estero durante gli anni difficili per la Lituania. Ho provato a scrivere al comune, mi hanno risposto, ma senza valide spiegazioni. Avevamo una cara tradizione con la vecchia scuola. Il giorno del compleanno di Žemaitis, il 15 marzo, andavamo con gli studenti al giardino del Museo della Guerra di Kaunas, dove c'è il busto di Jonas, per commemorarlo. Io portavo sempre i cioccolatini ai bambini, il gesto che lui faceva sempre con noi. Ora non ci vanno più. Ci vado io insieme a una delle maestre della scuola. Quando vivevamo ancora in Siberia, mia sorella Ruta, dopo il diploma della scuola superiore, si iscrisse all'università di medicina. Poi venne a sapere che a Vilnius c'era un corso di medicina in lingua russa. Andò a Vilnius con suo padre per provare a entrare in quel corso. Uno dei professori che doveva incontrare per discutere il trasferimento le disse: Ma lei sa chi era suo zio? Era il capo dei banditi lituani. Lei non può essere assolutamente ammessa in questa università. Le negarono così l'iscrizione e dovette tornare in Siberia per terminare gli studi di medicina. Lasciò la Lituania in lacrime. Si laureò in Siberia e per tantissimi anni lavorò come medico. Ora è in pensione. Durante un incontro a Šiluva per commemorare l'85° anniversario di nascita di Jonas Žemaitis, un giornalista lituano, Antanas Pocius, chiese al figlio di Žemaitis come dovrebbe essere ricordato suo padre. Laimutis rispose: Nella lotta armata antisovietica morirono tanti combattenti lituani. Tutti loro dovrebbero essere ricordati. Così sarebbe ricordato anche mio padre. Antanas Pocius buvo, paklausė jo sūnaus, kaip Lietuva turėtų įvertinti jo tėvą. Jisai sako, toj kovoj žuvo daugelis Lietuvos žmonių, jaunimo, sako. Aš norėčiau, kad būtų visi įvertinti, tuo pačiu būtų įvertintas ir mano tėvas.